Questa storia narra del mistero di una montagna. Si dice che nelle sue profondità sia nascosto un cristallo nero che raccoglie e guida le sue forze titaniche. A volte la vetta è avvolta in un silenzio che ricorda un'innocenza a lungo perduta. Le piante e gli animali che vivono sulle crepe e i crepacci di questo riservato e irascibile gigante raccontano storie di miracoli quotidiani. Questa è anche la storia di una sfida colossale. Da due secoli l'uomo scala i fianchi del Grossglockner. Alcuni ce l'hanno fatta, per altri è stata una tragedia. La vetta del Glockner si erge sopra le Alpi austriache con tale maestosità che è diventata il simbolo dell'identità nazionale. Un'aura di mistero e di leggenda circonda questa montagna. I sentieri che portano al Glockner, immersi in luoghi misteriosi, tra segreti risolti, si incontrano tutti nello stesso punto magico, la cima della Montagna Nera. Molti credono di conoscerla, ma un viaggio attraverso le stagioni rivelerà angoli nuovi e sorprendenti. Alla fine dell'anno si forma la nebbia che tende a restare sospesa. L'aquila va in cerca di prede vive prima che la neve la costringa a mangiare carcasse. Sente l'avvicinarsi dell'inverno, che presto imporrà i suoi 6 mesi di dominio. La marmotta fa un ultimo giro all'aperto prima di andare in letargo. La sua temperatura corporea scenderà a meno di 5 gradi centigradi e il suo cuore rallenterà fino a 2 o 3 battiti al minuto. Le cascate vicino Kalse sono diventate mute. Le ramificazioni del fiume, gelando, hanno formato una fantastica scultura. Con i suoi 3.800 metri, il Grossglockner è la più alta vetta austriaca. Il suo nucleo è fatto di clorite verde dura, circondata da un manto di ardesia. Il massiccio del Glockner sorge a sud della catena principale delle Alpi. La catena è sormontata dal Parco Nazionale degli Alti Tauri, un'area protetta di 1.800 km quadrati che raggiunge Salisburgo, la Carinzia e il Tirolo.
Questo paesaggio alpino, nel cuore della più vasta riserva naturale d'Europa, è caratterizzato da oltre 300 vette principali e oltre 180 chilometri quadrati di ghiacciai. L'aquila è tornata al suo nido. Anche se il sole è ancora alto, le raffiche di vento iniziano a spazzare via la neve. Il gioco di luci e ombre fa risaltare la bellezza aspra dei fianchi scoscesi e degli strapiombi del Glockner. La montagna è immobile, sospesa in una pace cupa. Poi, all'improvviso, ecco staccarsi un'enorme valanga. Questi sono i pascoli alpini di Apriac, vicino a Heiligenblut, un altopiano nascosto che sovrasta il fiume Moll. Ai piedi del Gross Glockner si estendono le più grandi foreste di larici delle Alpi austriache. Il legno di questi alberi secolari è ricco di resina, che lo rende estremamente resistente e perciò ideale per rivestire tetti e barche. I raccoglitori di legname devono fare a meno delle macchine. Questo terreno richiede cavalli e mani. Gli ottimi tronchi dritti vengono trascinati verso la strada più vicina. Le segherie locali li tagliano per farne steccati, capannoni e tetti. Durante l'estate, la Glockner Alpine Road diventa l'arteria vitale tra la montagna e la popolazione. D'inverno resta coperta sotto cumuli di neve. A 2500 metri sul livello del mare, dei mostri da 15 tonnellate lottano contro la neve. Sono gli spazzaneve inventati da Alfred Wallach, l'architetto della Glockner Road. Divorano la neve e la lanciano a una distanza di 35 metri. Ripulire 40 km di strada di montagna richiede 40 giorni. L'altezza della neve nelle aree soggette a valanghe a volte è di più di 12 metri. La valle Taisnitz è ancora sepolta sotto la neve, ma l'inverno sta per finire. Il ghiaccio si scioglie, anche il cosiddetto ghiaccio eterno. Questo è il più grande ghiacciaio austriaco, il Pasterze. Da decenni si riduce estate dopo estate.
Lo stambecco ha passato quassù gran parte dell'inverno. Più in basso la neve è troppo profonda per trovare cibo, mentre qui, sui crinali, il vento la porta via lasciando liberi i pascoli. Ora lo stambecco si lascia avvolgere dai primi caldi raggi di primavera. La medicina popolare credeva nelle virtù terapeutiche delle corna e di altre parti dello stambecco, ragion per cui è stato cacciato fin quasi all'estinzione in quasi tutte le Alpi. Dal 1960 gli stambecchi sono stati reintrodotti nella catena degli Alti Tauri. Oggi piccole mandrie vivono al sicuro nel parco nazionale. Amano le rupi scoscese sul lato soleggiato delle montagne, dove la neve scivola via presto, mettendo in mostra licheni e macchie erbose. Questo maschio sta raccogliendo le forze per l'approssimarsi della stagione dell'accoppiamento e la lotta contro i rivali. Lì vicino cominciano a venire fuori i più famosi abitanti della regione del Glockner, che vivono in caotiche tane sotterranee. Le marmotte hanno territori chiaramente definiti, a un'altitudine tra 1200 e i 2800 metri. Appena un estraneo entra nel loro territorio, viene messo alla prova. I piccoli nascono in tarda primavera e restano vicino ai loro genitori per i primi 3 anni. Come gli stambecchi, le marmotte erano famose nella medicina popolare e verso il 1800 anch'esse si erano quasi estinte. Ora vivono a migliaia all'interno del parco nazionale. Solo quando la neve inizia a sciogliersi, le cascate vicino Kals portano acqua a sufficienza. Il salto della fanciulla, vicino a Iligen Blut, deve il suo nome a una leggenda cattolica. Una giovane fanciulla correva per salvare il suo onore e, fuggendo dal suo inseguitore, si buttò nella cascata. Degli spiriti gentili, forse perfino la Vergine Maria, la afferrarono e la portarono sana e salva alla valle. I larici stanno iniziando a fiorire. Insieme al legno di pino, quello di larice è il legname più pregiato delle Alpi. È particolarmente resistente al gelo perché è la sola conifera che perde gli aghi in inverno. I nuovi aghi spuntano in tarda primavera per evitare le gelate. I larici fioriscono per la prima volta quando hanno tra i 30 e i 60 anni e il vento sparge ovunque i loro semi. Pare che l'insolita varietà naturale e lo splendore intorno al Glockner abbiano una ragione speciale. Durante la notte, la montagna emana il suo respiro su tutte le creature viventi. Questa è una sassifraga, un fiore tipico delle Alpi.
costituisce l'alimentazione base del bruco della farfalla più bella che viva a queste altitudini, la farfalla Apollo. Il bruco nasce da un uovo deposto direttamente sulla sua pianta preferita. Tutto ciò che deve fare è mangiare e crescere. Dopo un mese raggiunge il pieno sviluppo e inizia a chiudersi nel bozzolo. Il bozzolo è fatto di finissima seta. Nel giro di qualche settimana il bruco diventerà una farfalla. I torrenti primaverili si gettano nella valle di Dorfer. È l'inizio di un lungo viaggio, la cui ultima destinazione è il lontano Mar Nero. Il lago Dorfer, una bellezza grigio-verde e gelida. Il fiume scorre ininterrottamente attraverso il Canyon Dorfer, una barriera naturale tra la vallata e il villaggio di Kals. Questo gioiello naturale stava per scomparire sotto le fondamenta di una diga di cemento alta 200 metri. Ma con un referendum del 1987, gli abitanti della zona si sono opposti al mastodontico progetto. Mamma aquila ha catturato una preda. D'inverno le aquile vivono soprattutto con le carcasse delle vittime delle valanghe, mentre d'estate cacciano le marmotte. La preda viene divisa nel nido. I piccoli lottano per il cibo. Ciò che sembrerebbe un gioco innocuo spesso ha conseguenze drammatiche. Quando una mamma non riesce a catturare abbastanza cibo, nutre solo il più forte dei due. Il più debole viene spinto sempre più verso i bordi, finché non cade dal nido. Il più piccolo dei due è ancora coperto di lanugine bianca, mentre l'altro ha già completato il piumaggio superiore. Sul ghiacciaio Pasterze, proprio di fronte al versante nord del Glockner, c'è un incavo riempito dalla sabbia portata dal vento. La parte sul lato sud di questo incavo crea uno speciale microclima e lo trasforma in un Eldorado per i botanici. Quest'area limitata è molto più secca, più calda e più calma di quanto ci si aspetti a una tale altitudine. Alcune delle piante che crescono qui si trovano solo nell'Artico e nell'Asia centrale.
Questo è anche l'habitat di una rara cavalletta. È lunga quasi 3 centimetri e oltre che qui vive solo in Scandinavia e in Siberia. Questa è la zona interna del Parco Nazionale, che è severamente protetta ed è qui che fioriscono stelle alpine e orchidee molto rare. Questa farfalla è una delle tante specie di insetti delle Alpi che gli scienziati non conoscevano e che sono state scoperte solo di recente. Per quanto ne sappiamo, è endemica al di sopra della linea degli alberi nell'area del Glockner e del Venediger. Pochi metri più in là incontriamo una vecchia conoscenza, una farfalla Apollo che è uscita dalla pupa. Dopo una metamorfosi di 3 settimane, la giovane farfalla si prepara al suo primo volo. Le sue ali delicate sono membrane distese su una rete rigida di vasi sanguigni. E sono coperte di minuscole scaglie dai colori vivaci e luminosi. La giovane farfalla mette alla prova la sua proboscide. La farfalla Apollo vive solo lungo i torrenti montani, dove trova non solo da mangiare, ma anche un compagno. Non ci sono preliminari. Il maschio afferra la femmina con le zampe posteriori e si accoppia. Adesso spira un vento da nord-ovest. Questa marmotta vive lontano dai sentieri turistici, in una speciale area protetta. Muschi e licheni robusti possono creare forme di originale bellezza. Si sente di nuovo il magico respiro della montagna. Mamma Aquila si occupa dei piccoli. Per metterli a riparo contro le giornate di caccia infruttuosa, ha messo da parte della carne a qualche centinaia di metri dal nido. I piccoli non bevono mai acqua. La loro riserva di liquidi si limita a quella che ricavano dalla carne. Gli avanzi restano a decomporsi nel nido, attirando mosche e altri insetti. La madre toglie solo i pezzi più grossi. La storia del Glockner è anche la storia dei tentativi di attraversarlo. Girovaghi e mercanti attraversano le Alpi da tempo immemorabile. Queste persone sono viaggiatori con un fine spirituale. Partecipare al pellegrinaggio tradizionale da Salisburgo al villaggio di Heiligenblut, in Carinzia.
Gli abitanti di queste montagne portano avanti questa usanza da 700 anni, pregando per i figli per avere protezione dalla pestilenza o dai pericoli della montagna. Il passo sopra Loch Tor si usa da almeno 2000 anni, come dimostrano i resti romani ritrovati. Nel Medioevo i minatori cercavano qui l'oro. Il commercio attraverso le Alpi era molto attivo e proficuo. L'Italia esportava vino, mentre Salisburgo esportava il sale. Questa è la nuova strada montana del Glockner. Quando furono presentati i disegni per la sua costruzione negli anni 20, il progetto venne accolto con derisione. Costruire una strada attraverso le Alpi Alte sembrava impossibile, ma la strada fu costruita risolvendo in parte il problema della disoccupazione. 4 anni dopo la prima esplosione, l'architetto della strada, Franz Wallach, fu il primo uomo ad attraversare il massiccio del Glockner in auto. Adesso si poteva raggiungere l'Edelweiss Spitze, un altro picco importante, su 4 ruote. Il 3 agosto 1935, il presidente austriaco aprì ufficialmente la strada alpina del Glockner. Il giorno dopo, su quella stessa strada, si svolse una gara automobilistica. Da allora la strada è stata rimodernata, allargata e rinforzata in varie fasi. Anno dopo anno attira oltre 1 milione di turisti o 270.000 veicoli in meno di 6 mesi. Nei giorni di festa arrivano anche 15.000 visitatori. La costruzione della strada del Glockner ha dato a molti la possibilità di ammirare questo panorama alpino. A volte anche i monumenti hanno bisogno di restauro. La croce che segna la vetta del Glockner è stata eretta nel 1880. Per commemorare le nozze d'argento degli imperatori d'Austria. Le guide provenienti da Kals portarono i pezzi fino in cima e li assemblarono lì. 120 anni dopo, le ancore e le iscrizioni hanno avuto bisogno di un rinnovamento, ma questa volta la croce è stata trasportata in volo. Due secoli dopo che il primo uomo ha messo piede sulla vetta, ogni alpinista austriaco è ancora attratto dal desiderio di vedere da vicino la croce del Glockner. Sulle Alpi il tempo può cambiare in un attimo. Il Glockner è un enorme ostacolo sul cammino delle intemperie. Una tempesta può scatenarsi in pochi minuti. La temperatura cala all'improvviso e la montagna stessa comincia a crollare. Tonnellate di roccia si abbattono su un campo innevato.
Si racconta che una volta il diavolo volesse salire fino in vetta, ma non riuscì a trovare la strada. Così sfogò la sua rabbia con infernali tempeste di fuoco. Poco dopo torna la pace, come se niente fosse successo. Ma la tempesta ha fatto delle vittime e questo significa cibo per mamma aquila. I piccoli aspettano nel nido. Lei non tiene quasi nulla per sé. Alla fine di luglio, il maggiore degli aquilotti è pronto per lanciarsi. Il più giovane non è ancora pronto, deve restare ancora con la madre. Ma anche per lui i giorni nel nido stanno per finire. Tra poco dovrà provvedere a se stesso, anche se ha ancora un aspetto goffo. Questo è il più grande ghiacciaio dell'Austria, lungo quasi 10 chilometri, con una superficie di quasi 18 chilometri quadrati e uno spessore massimo di 243 metri di ghiaccio. Le dimensioni mastodontiche di questo paesaggio ghiacciato si percepiscono quando l'uomo lo attraversa. Anche il ghiacciaio Pasterze è circondato dalla leggenda. Si dice che un tempo, dove oggi regna il ghiaccio, ci fossero verdi pascoli. I contadini che vivevano qui guadagnavano molto da questi pascoli, così divennero arroganti e spreconi. Giocavano con bastoni di formaggio e palle di burro. Per punirli, la valle si riempì di ghiaccio e neve. I frivoli contadini furono trasformati in rocce e rimasero lì a testimonianza dei loro atti sconsiderati. Tuttavia, questo ghiacciaio si sta sciogliendo. Dal 1850, quando raggiunse la massima dimensione, la sua lunghezza è diminuita di quasi 2,5 chilometri e la superficie di quasi 8 chilometri quadrati. Tra qualche decennio potrebbe ritirarsi fino a scomparire totalmente.
Il fatto che i ghiacciai si sciolgano, per quanto spettacolare, non è insolito. Alla fine dell'ultima era glaciale, circa 10.000 anni fa, il Pasterze era ancora più piccolo di adesso, ma ha raggiunto le stesse dimensioni che aveva nel 1850, diverse volte. Il ghiaccio fluisce continuamente a una velocità che cambia da periodo a periodo. Questi ritmi e cicli non sono visibili all'occhio umano. Anche il secondo aquilotto sta per prendere il volo. La madre si avvicina, ma non ha nulla da mangiare. Solo qualche ramo per coprire gli escrementi nel nido. Poi lascia il piccolo a cavarsela da solo. Ecco il versante ovest del Glockner, il lato difficile, quello che ha resistito all'invasione umana più a lungo del versante sud-est, dove il 28 luglio del 1800 cinque alpinisti raggiunsero per la prima volta la cima. Diedero vita a una gara di conquista delle vie più difficili che continua ancora oggi. Sulle piste tradizionali il traffico può essere intenso quando il tempo è buono. L'attrazione degli alpinisti per la Montagna Nera è rimasta immutata. Con una profondità di 548 metri e una pendenza di 55 gradi, il famoso canalone Pallavicini cade a picco sul circolo del Glockner. Deve il suo nome al conte Alfred Pallavicini. Insieme ad altre tre guide, nel 1876 fu il primo a completare il sentiero pericoloso. Il canalone viene bombardato per tutto il giorno dalle rocce che cadono. Dieci anni dopo, Pallavicini cadde dalla parete del Glockner e morì congelato ai piedi del canalone che avrebbe portato il suo nome. Il Glockner era stato l'ossessione della sua vita. Il più forte dei due aquilotti ha iniziato a cavarsela da solo. Anche il più piccolo ha lasciato per sempre il nido. Ora deve trovare il proprio territorio. Le aquile hanno bisogno di grandi spazi. I loro territori in media coprono 40 km quadrati. Probabilmente i due fratelli non si incontreranno mai più. All'inizio, tutti i sentieri del Glockner partivano da Heiligenblut.
50 anni dopo la prima scalata, è diventato importante anche il sentiero sul lato tirolese. Conduce a un alto rifugio di montagna. La guida alpina Toni Gliber sta affrontando questo sentiero. Il villaggio tirolese di Kals è entrato in competizione con Heiligenblut per il miglior sentiero diretto alla cima. Sepp Lackner prende il tracciato tradizionale da Heiligenblut. Presto raggiungerà il rifugio dove gli scalatori passano la notte prima della salita finale. Il riposo dell'Aquila, come viene chiamato, a oltre 3600 metri. Qui le due guide alpine si incontrano per poi fare l'ultimo tratto insieme. Partiranno domani mattina presto. Prima dovranno attraversare una distesa piana di ghiaccio. Poi raggiungeranno il Klein Glockner, un picco minore. Attraverseranno il Glockner Scharte, una gola stretta, prima di scalare la vetta vera e propria. Entrambi sono stati quassù centinaia di volte, ma questa sarà la prima volta insieme. Ora passeranno la notte nella camera da letto più alta dell'Austria. È una notte fantastica. Si può sentire il segreto del Glockner, il cristallo nero nascosto nelle sue profondità. Lasciano il riposo dell'aquila quando è ancora buio. Basta la luce della neve a illuminare il cammino. Si arrampicano su una salita ripida e breve e raggiungono la prima pietra del Klein Glockner. Poi inizia a sorgere il sole con la prima luce in lontananza. Raggiungono il Klein Glockner prima del sorgere del sole. Con infinite escursioni alle spalle, superano il passaggio più pericoloso, la gola del Glockner Scharte. Su entrambi i lati ci sono strapiombi di migliaia di metri. Attraversano il Klein Glockner e la gola. Per i prossimi 30 metri non potranno ancora vedere la croce su in cima. Ma stare lassù e vedere i primi raggi a est è un'esperienza meravigliosa e affascinante. Solo pochi possono vivere esperienze del genere. Per molti alpinisti la croce sul Glockner è forse la più bella di tutto il mondo. I due uomini sono arrivati in vetta. Insieme, Sepp Lackner e Toni Gliber passano la giornata sulla più alta cima dell'Austria. I due uomini non si sono mai incontrati prima, pur essendo stati entrambi molto spesso sul Glockner. Tanto tempo fa, da giovani, la Montagna Nera era diventata il loro destino. Per entrambi, la vista più spettacolare di cui abbiano mai goduto è stata quella che si ha da questo punto. Guardare in basso, stando oltre le nuvole, su una distesa di picchi e creste sopra un mare in tempesta.
Solo da quassù, dove le nuvole e il ghiacciaio si incontrano, si inizia a percepire il senso del mistero del Glockner. Il cristallo nero che si dice sia nascosto nelle sue profondità, la gemma che ha toccato il nostro cuore con la sua magia, è il Glockner stesso, il colosso d'Austria.